Una giornata di confronto, studio e formazione sui sistemi di welfare per le persone con gravi disabilità intellettive. Questo il convegno dal titolo NOE, No One Excluded, promosso dall'Istituto Madre della Divina Provvidenza dei Padri Passionisti di Agazzi. Volevamo rimettere un po' in discussione la nostra operatività, rimettere anche in movimento le nostre energie alla luce di quello che sta succedendo nel panorama anche legislativo nazionale. Quindi ci sono tanti aspetti che riguardano le risposte per il dopo di noi, ma ci siamo resi conto che sostanzialmente coinvolgono una fetta di popolazione con disabilità un po' più, chiamiamole leggere se si può dire disabilità leggera. Noi, la nostra esperienza dell'Istituto invece di avere un rapporto con persone gravi, gravissime, e quindi individuare anche per loro modalità di inclusione, di rispetto dei diritti, di qualità di vita, ma con una tutela assistenziale, sanitaria alta, ci ha fatto mettere appunto in movimento e ci ha portato a chiedere l'aiuto di altre esperienze nazionali e internazionali che già hanno percorso questa strada. A confronto esperienze di relatori dall'Italia e dall'estero per approfondire le più recenti evoluzioni nei modelli di intervento orientati a diritti e bisogni di persone in condizioni di complessità fisica e psicopatologica, presente anche la Lega del Filo d'Oro. Noi abbiamo sempre considerato la persona che può, l'importante è che noi scopriamo, noi andiamo incontro a loro, facciamo l'accoglienza e ci rimbocchiamo le maniche perché diciamo sempre che i problemi non sono loro, ma siamo noi che casomai non abbiamo trovato un modo per educare, un modo per avvicinarsi, un modo per comunicare.